solito si fanno i teleforum, noi facciamo il teleforum dove vediamo insieme delle cose, facciamo delle proposte agli studenti e poi le discutiamo insieme, cercando anche di aprire la discussione soprattutto a loro. Per il momento sono due, nel primo vedremo Dead Set, che è una serie dei primi anni 2000 di Charlie Brooker, lo stesso il creatore di Black Mirror, e nel secondo appuntamento, il primo appuntamento sarà ai primi di novembre, il 2 novembre, è una serie sugli zombie, quindi il 2 novembre è la data perfetta, il secondo sarà il 12 e 13 dicembre e vedremo Bonding, che è una serie sul BDSM di Netflix e dove interverranno delle persone che fanno parte anche del centro studi sul BDSM che è all'interno del Dipartimento di Scienze Umane. Sono aperti al pubblico? Assolutamente sì, la cosa si svolge all'interno dei locali dell'università nell'Aula Magna, però sarà serale, l'appuntamento comunque è serale ed è aperto assolutamente a tutti, a chiunque voglia venire e partecipare, insomma, noi siamo molto contenti. La serialità ha la fidelizzazione iscritta in se stessa, i media moderni sono stati tutti quanti seriali almeno all'inizio della loro storia, lo sono stati i giornali, lo è stato il cinema, lo è stato il fumetto e così via. La televisione e prima della televisione la radio hanno imparato a sfruttare la serialità in modo da attrarre il pubblico e si crea questo meccanismo per cui i personaggi della serialità diventano un po' come degli amici, entrano a far parte della nostra vita, proprio perché questo appuntamento regolare fa sì che si crei un rapporto forte tra spettatore e personaggio. Questo è uno probabilmente dei meccanismi che funziona di più. Dopodiché c'è anche che la serialità permette di costruire storie molto grandi, universi narrativi grandi nei quali è anche bello abitare anche tra un episodio e l'altro, no? Ci sono questi vuoti che sono tra un episodio e l'altro a settimane di distanza dove si può andare su internet e scoprire delle cose e partecipare, vivere in questo mondo narrativo anche mentre non lo si sta vedendo. Quindi credo che questo funzioni molto.